Mia. Allora, questo è un, il nuovo webinar dedicato alle spese di personale alla luce della nuova contabilità e degli interventi previsti dalla legge di bilancio per il 2017 eh, che verranno eh, presentati dalla nostra relatrice, la dottoressa Sara Zaccaria, che è la dirigente dell'area bilancio eh, del comune di Fiumicino. Insieme a lei eh, interverrà anche eh, Giuseppe, il dottor Giuseppe Canossi che è responsabile eh, del, dell'ufficio organizzazione e disciplina del lavoro dell'Unione dei Comuni Terre di Castellino che è esperto ANCI e ed IFEL. Oltre a questo webinar, la cui registrazione sarà disponibile a partire da domani nel nostro portale istituzionale, sia la registrazione sia le slide come al solito potranno essere eh, scaricate eh, a partire già da domani, sono previste per eh, le prossime settimane anche ulteriori eh, approfondimenti relativi sempre alla materia personale comunale. Quindi abbiamo già in calendario eh, uno o più webinar dedicati ai fondi per, per il salario accessorio, quindi alla corretta costituzione dei fondi per il salario accessorio a cui prenderà parte il dottor Arturo, Arturo Bianco. Un altro webinar sarà dedicato alla previdenza complementare, probabilmente parteciperà il dottor Lauriola. Infine abbiamo anche eh, preventivato la possibilità di realizzare degli webinar dedicati alle spese eh, di particolari categorie di, di personale, quali ad esempio eh, i, la, alla disciplina relativa a delle particolari categorie di, eh, di personale eh, comunale, come ad esempio gli stagionali. Infine, sempre in programma, così come appunto abbiamo concordato insieme ad ANCI, quindi insieme al suo al responsabile di questa tematica, ovvero Agostino Bultrini, che oggi per altri impegni istituzionali non può, non, non può partecipare qua, qua con noi, abbiamo anche individuato come è probabile fabbisogno da soddisfare per i comuni anche un'assistenza nei vostri confronti eh, per la corretta compilazione del, del conto annuale per il 2016. Come sapete, a breve partirà la nuova rilevazione che appunto censirà la consistenza del personale comunale al 31-12-2016, eh, e pertanto IFE le Danci hanno pensato di fornire una sorta di assistenza in collaborazione anche con l'IGOP e in particolar modo con il dottor Giovanni Crescenzi che è appunto responsabile del, del, conto, del conto annuale proprio perché a breve tra aprile e maggio verrà emanata la, la nuova circolare che appunto darà il via alla nuova, al, nuovo, al nuovo censimento. Io non mi intrattengo più di tanto, eh, continuate a consultare il, il, il nostro sito così che sarete eh, aggiornati eh, sui, sui, prossimi, sui prossimi appuntamenti, che vi saranno ovviamente anche ricordati tramite la consueta newsletter della formazione. Io ho terminato, lascio la parola la, al dottor Canossi, inizia lui. Prego. Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Oggi... Eh, mi compete aprire il seminario che, come avrete visto dal programma, è tratto soprattutto sugli aspetti di natura contabile che riguardano la spesa di personale. La materia è molto complessa, come del resto tutti quanti noi operatori di questo settore sappiamo. Dobbiamo presumere in particolare che questa complessità debba essere oggi affrontata con interlocutori eh, discenti più vicini alla contabilità e quindi degli uffici di bilancio e quindi io mi limiterò a qualche considerazione di insieme per inquadrare la materia, per poi passare velocemente la parola alla collega dottoressa Zaccaria, poi strada facendo se c'è necessità eventualmente anche di fare qualche integrazione, diciamo, specificazione di carattere più propriamente tecnico-giuridico, la faremo insieme. In via generale sappiamo che la materia eh, del personale latamente considerate in cui anche le questioni che attengono evidentemente alla questione della contabilizzazione della spesa del personale delicatissima stanno all'interno di un quadro di riforma complessivo assai delicato e complesso sappiamo infatti e eh, non a caso ho voluto eh, visionare e visualizzare chiedo scusa la, la slide sull'accordo governo sindacati no? che sono in corso di eh, oramai di distruttoria di forte sia i decreti attuativi della riforma Madia, quindi della legge 124 del 2015 che eh, come ben sappiamo sono stati a loro volta oggetto eh, di una delicatissima eh, incubazione prima e poi fase d'attuazione dopo. Una parte della delega è stata dichiarata incostituzionale, sappiamo dalla Suprema Corte Costituzionale. Resta, peraltro, ancora da attuare quell'articolo eh, dedicato specificamente alla riforma del pubblico impiego, quindi non alla dirigenza, perché quella delega è decaduta, ma è una delega amplissima quella sul pubblico impiego perché va evidentemente ad aspetti giuridici tipici delle assunzioni, i concorsi, la gestione del rapporto di lavoro e quant'altro, fino alla questione dei contratti. In particolare quindi la lettura del momento va fatta sia in relazione allo schema di decreto legislativo che corre oggi all'analisi della conferenza unificata, quindi nel rapporto con le regioni e gli enti locali, sia in riferimento a quanto si riuscirà a fare in relazione al prossimo contratto collettivo nazionale di lavoro che dopo una quantità notevolissima di anni, lo sappiamo tutti, eh, perché il contratto è fermo dal 2010 compreso, ma non solo sul piano economico, ma anche sul piano normativo, quindi dopo tanti anni in cui le norme non sono state aggiornate, la stagione contrattuale sarà forse ancora più complessa. In mezzo corre la questione... Finanziaria, perché è evidente che sia da un lato che dall'altro le risorse, sia dal lato legislativo che dal lato contrattuale e collettivo nazionale, le risorse costituiranno evidentemente il serbatoio su cui si potrà andare ad agire, e di questo quindi oggi parleremo in particolare per avere nozione. Eh, su quanto si sta sviluppando in materia sia sì finanziaria che contrattuale, ma sempre sul piano economico finanziario, per poter poi meglio affrontare nel tempo anche gli aggiornamenti normativi di carattere legislativo e quelli di carattere contrattuale. La slide dicevo un attimo fa: la slide rammenta in modo assai sintetico, ma detto sufficientemente chiaro, eh, quali siano le intese che a livello, seppur politico istituzionale, eh, sono state raggiunte tra il governo e i sindacati. Parliamo del famoso accordo del 30 novembre 2016, sottoscritto con Cigiele e Cisleguilla a livello nazionale dal governo. Gli ambiti sono tre, sostanzialmente, i fondamentali. Le relazioni sindacali, la parte normativa e la parte economica. Quest'ultima in particolare ci impegna di più quest'oggi. Un cenno alle altre. Eh, è evidente che eh, quanto verrà scritto ed è già stato scritto e quindi verrà poi eh, definito ultimativamente nello schema di attuazione della legge Madia sarà fondamentale per capire quanto il contratto potrà intervenire nella materia economica e non solo nella materia economica propriamente detta ma anche in quella del finanziamento non solo degli stipendi ma anche del salario accessorio. Sappiamo che la vecchia normativa che verrà superata, che è ancora attuale, cioè per intenderci la riforma brunetta, contiene ancora oggi norme molto vincolanti per la contrattazione nazionale che hanno a che vedere ad esempio con gli strumenti di incentivazione, di premialità, le famose fasce di merito, no? il fatto di dover destinare alla contrattazione eh, collettiva decentrata e in particolare agli ambiti della premialità e quindi della performance, o performance che dir si voglia, il 50% più uno delle risorse del fondo, altra questione che è oggetto di analisi normativa in questo momento proprio nei rapporti tra governo e rappresentanza degli altri enti, in particolare di quelli territoriali. Quanto saranno vincolanti queste norme? Lo vedremo quando lo schema sarà attuato, ma dobbiamo sapere che questo accordo i sindacati lo hanno sottoscritto volentieri proprio perché evidentemente lo schema di decreto legislativo dovrebbe aprire e quindi flessibilizzare un po' di più le norme che impedivano ai contratti nazionali di intervenire in quelle materie, le fasce, la destinazione delle risorse decentrate e quant'altro. È chiaro che la stagione è delicata perché ancora non siamo ad Ama. E finché non saremo dama, non potremo avere certezze dei dettagli normativi. Ma questo è il primo aspetto, perché come vedete, sia la parte delle relazioni sindacali che quella normativa, cioè come potremo valutare il personale in relazione a quelle fasce e se verranno in qualche modo alleggerite, non, può, non possono che, non ave che avere un riflesso forte nella relazione con la parte economica che per noi oggi sarà, eh, le vedremo con la dottoressa Zaccaria, soprattutto un problema di come finanziare, quanto finanziare e, che in, e in che termini, perché poi c'è un problema di imputazione delle spese, sulle specifiche annualità, nell'anno in cui il contratto verrà sottoscritto, perché il principio contabile e di competenza della collega, però insomma possiamo dirci sin da ora che mi pare io non sono esperto di questa parte, però l'impegno dovrà essere assunto nell'anno in cui sarà sottoscritto il contratto nazionale. A me che mi occupo della parte giuridica e che seguo con il comitato di con lo, con il gruppo tecnico sul comitato di settore. La stagione contrattuale potrebbe essere chiesto, caro Canossi, ci vuoi dire quando viene sottoscritto questo contratto? Non lo so, ve lo dico con molta serenità perché in realtà. È già molto difficile arrivare ad ama con lo schema di decreto legislativo che conterrà norme, come vi dicevo, fondamentali per capire quali ambiti potranno essere affrontati dal contratto nazionale. Avremo bisogno degli indirizzi di governo, poi i singoli comitati dovranno il settore, fare i loro indirizzi specifici, il nostro per le autonomie territoriali locali in particolare dovrà contenere quelli che ci interessano. Dopodiché comincerà una stagione contrattuale con l'estate di mezzo che non sarà semplice. Avremo il contratto entro quest'anno? Difficile dirvelo. Ma noi siamo a disposizione, come diceva prima anche la dottoressa Giorgio, in realtà la nostra attività non si ferma qui e quindi cercheremo in tutti i modi di essere eh, tempestivi il più possibile anche con questi interventi per darvi aggiornamenti anche temporali, quindi vediamo un po' come vanno avanti questi step delicatissimi. Ho già detto troppo, mi limito a fare qualche considerazione generale, in particolare sulle norme che hanno determinato l'esigenza di andare ad aggiornare. No? Eh, i livelli economici con i prossimi contratti nazionali. Sappiamo, torno un attimo indietro con le slide, che la legge di bilancio del 2016, parlo dell'altro anno, aveva stanziato inizialmente solo 300 milioni di euro, occupandosi anche di riordinare le competenze dei comitati di settore, eccetera, ma soprattutto rinviando a specifico di PCM come può dovessero essere concretamente determinati gli oneri per ciascun tipo. Diciamo di amministrazione no? e quindi di comparto pubblico. Sappiamo anche che questo non piacque evidentemente ai lavoratori, in particolare ai loro rappresentanti, no? perché in totale si quantificava circa uno 0,4% del monte salari. Assolutamente insufficiente, una cifra probabilmente poco, poco più forse che l'indennità di vacanza contrattuale è già in godimento, tanto per intenderci, no? per cui è chiaro che sul piano politico col nuovo anno abbiamo avuto un aggiornamento importante proprio in seguito a quell'accordo con i sindacati di cui vi accennavo prima, di cui è la slide precedente, e al comma 356 della legge di bilancio di quest'anno noi sappiamo che lo stanziamento è assai superiore, anche se non c'è da aspettarsi chissà che cosa, e però a un nuovo DPCM, dopo vedremo meglio, è stato... Rinviato l'onere di determinare questi incrementi. La, finanziaria, anzi, scusate, la legge di, di bilancio, bisogna dire ormai a normativa aggiornata, stanza infatti cifre importanti, che però, somme importanti, che però sono, come vedete, relative agli impegni dello Stato che devono riguardare non solo il rinnovo dei contratti, ma anche altri interventi che riguardano l'occupazione presso lo Stato, polizia, vigili del fuoco, proroghe di bonus e quant'altro che non riguardano gli enti locali. Necessario quindi il DPCM, e infatti il 367, il coma 367 della legge di bilancio di quest'anno, demanda di nuovo a specifico DPCM l'aggiornamento di quello del 18 aprile 2016 che abbiamo visto prima, che è quello che stanzava solo lo 04, per intenderci, no? Il DPCM è stato emanato, è in gazzetta da pochi giorni, è un decreto adottato eh, negli ultimi giorni di marzo di quest'anno, ve ne parlerà nel dettaglio la dottoressa Zaccaria. Ci sono indicati, in uno specifico comma che ci riguarda di quel decreto, perché riguarda tutte le amministrazioni diverse da quelle centrali dello Stato, le percentuali precise, vedremo anche su quali monti salari e come calcolare i monte salari per poter avere poi la quantificazione concreta ente per ente. Ecco, diciamo a beneficio di chi, se abbiamo indovinato il target oggi, cioè di chi si occupa meno di eh, aspetti giuridici del personale, molto più di aspetti di carattere contabile, limitiamoci a fare qualche considerazione generale che può essere utile anche a chi sta nella ragioneria dei comuni tanto per intenderci. Ci scivono un po' sopra perché questa è materia da seminario giuridico, l'abbiamo già fatto e lo riaggiorneremo. In via generale rammentiamo, a proposito poi di quanto diremo più tardi sul turnover eh, che le graduatorie di concorso le chiamo antiche io perché ormai sono tantissimi anni che vengono prorogate, almeno dal 2003 continuano ad essere prorogate e quindi sono ancora valide e, e quindi soprattutto efficaci e possono e anzi devono essere utilizzate per le assunzioni fino alla fine del 2017. La notazione è questa, eh, purtroppo vanno lette due norme per capirlo perché eh, nella legge di stabilità era stato detto che venivano prorogate fino al 31 dicembre 2017, vedete eh, la norma eh, in calcio alla slide tutte le graduatorie che fossero vigenti, come vedete, alla data di entrata in vigore del decreto 101-2013. Ricostruendo, nel 2013 esce il decreto legge 101. Il decreto legge 101, 1 settembre 2013, allora prorogava tutte le graduatorie che fossero vigenti alla data di entrata in vigore di esso stesso, 101, fino alla fine del 2016. La legge di stabilità dice che sono vigenti tutte le graduatorie, eh, qui, anzi chiedo scusa, la legge di stabilità per il 2017 si limita a modificare la data, vedete in calce la slide, no? che era 31 dicembre 2016, la porta al 2017, e quindi resta invariato il passaggio in cui si parla di graduatorie in vigore al 1 settembre 2013 sostanzialmente. In questo modo ci si è accorti che una graduatoria che non era ancora vigente il 1 settembre 2013, perché approvata ad esempio il 1 di ottobre, eh, poteva già essere scaduta alla, alla fine di settembre 2016, no? tre anni dopo. Hanno quindi integrato la norma. E nelle mille proroghe del 2017, infatti, nel decreto legge 244 del 16, trovate l'articolo 1,1 scritto che questo vale anche per le graduatorie che siano state invece adottate dopo il primo settembre del 2013, il che significa, in buona sostanza, che tutte le graduatorie che erano già valide negli anni precedenti a questo sono prorogate fino alla fine del 2017. Ovviamente, la norma si, pre si premuove anche di dire, ma era ovvio. Siamo arrivati a un punto di delicatezza interpretativa ormai che, che preferiscono scrivere anche ciò che è ovvio, e cioè che se una graduatoria è stata approvata, che so io, all'inizio del 14, ovviamente eh, non scade alla fine del 2017, no? eh, anzi, eh, se è stata fatta, chiedo scusa, nel 15, 15, 16, 17, può sforare al 18, è chiaro che la proroga riguarda solo quelle che sarebbero scadute prima, anche questo è diventato un problema nel guazzabuglio, scusate il termine normativo che si è creato intorno alle graduatorie. Si è detto per inciso, la legge delega, Madia prevede anche un'inversione di tendenza fortissima sulle graduatorie, un accenno molto importante da fare perché la delega, e parlo della legge delega, dice che d'ora in poi le graduatorie, d'ora in poi vuol dire evidentemente dopo l'attuazione della Madia, le graduatorie dovrebbero smettere di essere prorogate, cioè il mandato del legislatore al governo è di scrivere decreti legislativi nei quali le graduatorie durino tre anni e non di più. Perché la tendenza vuole essere, da un lato, quella di avere dei selezionati più freschi per intenderci e quindi non più gente che sta in graduatorio da 15 anni, che evidentemente ha passato concorsi con studio di normative, evidentemente, eh, di competenze che non sono più aggiornate, ma c'è anche, evidentemente, in realtà, la principale delle necessità, che è quella di contenere gli effetti del precariato. In realtà la norma è tutta da discutere, è tutta da comprendere, perché vietare di assumere a tempo indeterminato non significa vietare di assumere a tempo determinato con la stessa graduatoria. Le nuove graduatorie per legge non potranno avere eh, un utilizzo superiore a una certa percentuale dei posti che verranno banditi e questo lo troveremo scritto nell'attuazione della Madia. Bandisco 10 posti, la proposta scritta nello schema Madia di attuazione è 20-25%, mi pare il 20% di quei posti cioè non la puoi scorrere per più di due idonei. Hai degli altri idonei? Lo sono, ma inutilmente. Potrai usare quella graduatoria però per assumere a tempo determinato, perché la sua validità è comunque triennale anche se non puoi più assumere a tempo indeterminato dopo il dodicesimo, nell'esempio che vi ho fatto, numerico? Beh, la risposta giuridicamente potrebbe essere sì, con buona pace allora della tendenza che si vuole inaugurare ed evitare che ci siano nuovi precari. Perché se io vado a assumere da quella graduatoria a tempo determinato è chiaro che il precario ce l'ha lo stesso quindi bisogna capire che tipo di assunzioni si faranno e perché. Anche questa soluzione pare insufficiente. Mi fermo qui per non rubare troppo tempo. E, sì, direi che, a parte questo, le altre norme che possono avere qualche rilievo che può interessare anche a chi lavora nelle ragionerie dei comuni per. Eh, per avere nozioni generali, riguardano in particolare soltanto le città metropolitane e, perché ci sono, e le province, perché ci sono previsioni di ennesima proroga di contratti a tempo determinato che servono a fare sopravvivere no? gli enti che sono stati oggetto della nota riforma sulle metropolitane e le province. 3,9 eh, dell'articolo 1 del decreto mille proroghe, e quindi la proroga fino al 31 dicembre 2017 dei contratti di lavoro a tempo determinato per le metropolitane e le province, nonché i contratti di Cococò, -co, anche a progetto per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi. A proposito di Cococò, il comma 8 è importante. Le Cococò erano state estinte con effetto da quest'anno della riforma del lavoro, anche per la pubblica amministrazione. In realtà, per la pubblica amministrazione, la legge di stabilità di quest'anno contiene, anzi, il, chiedo scusa, il mille proroghe al comma 8 dell'articolo 1, come vedete, eh, la proroga in sostanza a 1 gennaio 2018 della presa a vigore del divieto di stipulare i contratti di Cococò. Quest'anno si possono ancora fare. Da ultimo il comma 9 sono prorogati al 31 dicembre 2017 anche i contratti a tempo determinato della città metropolitana per lo svolgimento delle funzioni relative ai centri per l'impiego, nota questione eh, che ancora deve trovare soluzione, che è abbastanza allarmante, sono passati due anni in cui doveva avvenire il completo passaggio delle funzioni dalle province ad altri enti e sui centri per l'impiego ancora la definizione non è intervenuta. Ergo, il personale recente dell'impiego resta ancora a carico delle province per quanto non si tratti più di funzioni fondamentali delle stesse. Io mi fermo qui e passo la parola alla collega eh, dottoressa Zaccaria, poi vediamo se alla fine della eh, dissertazione eh, sul contabile, per intenderci, sugli aspetti contabili di bilancio, eh, rimanesse un po' di tempo potrebbe essere utile eventualmente anche riepilogare una volta ascoltata la parte. Economico, finanziario e contabile, e riepilogare un attimo anche quali sono i regimi del turnover di personale che in realtà poi sono l'oggetto dei finanziamenti e delle modalità di finanziamento di cui adesso parlerà la collega. Grazie. Sì, grazie Giuseppe. Grazie di questo inquadramento di questa materia così complessa che spesso coinvolgono più eh, professionalità, sia quelle più strettamente di ragioneria, ma soprattutto quelle eh, che riguardano un po' i responsabili personali che si trovano a dover eh, analizzare tematiche e eh, riflessioni e analisi di norme che spesso eh, comportano una enorme complessità, eh, non solo giuridica ma anche contabile. In questo webinar abbiamo pensato mh, di indirizzare, eh, di aggiornare eh, tutta la tematica delle spese di personale, non solo alla, alla luce delle nuove norme sulla legge di stabilità e eh, nonché eh, della nuova stagione contrattuale eh, che ampiamente il dottor Canossi ci ha... E, sicuramente a, il tempo a disposizione non è molto, ma cercheremo di ottimizzare. E, partiremo dall'analisi eh, del nuovo sistema sanzionatorio e premiante eh, del contenuto eh, nella legge di bilancio per ciò che concerne il pareggio di bilancio con ehm, riflessi strettamente connessi alla materia di personale. E, questo perché anche eh, questi aspetti sono rilevanti nel momento in cui dobbiamo mh, predisporre un piano triennale del fabbisogno e anche se ci troviamo a dover approvare documenti di programmazione in questo senso dobbiamo avere uh, piena conoscenza di tutte le norme che possono influenzare o impedire le assunzioni. Uh, affronteremo come trattare e quali sono gli impatti sul rendiconto e sul bilancio di previsione tutta la tematica relativa agli oneri derivanti Rinnovi contrattuali. E infine eh, ci darà lo spunto per eh, ritornare sulle mh, corrette regole di contabilizzazione delle spese di personale, eh, che sono mh, sicuramente quantomeno eh, complesse e particolari rispetto a, a tutto il resto delle spese eh, correnti, de, normate dai principi contabili. Una, mi vorrò soffermare in particolare sulla classificazione in bilancio delle spese di personale eh, proprio perché eh, inizialmente abbiamo riclassificato i nostri bilanci, ma poi andremo a vedere perché ehm, inviterò tutti i responsabili a voler rivedere ehm, la corretta classificazione e quali sono le implicazioni connesse su questo aspetto che forse eh, in, in una prima istanza avevamo un po sottovalutato. Infine, infine della trattazione ci occuperemo dell'ostico calcolo dei limiti di spesa del tetto di spesa del personale sia per quanto riguarda. I tetti di spesa, i commi 557 e 562 ormai famosissimi, nonché le novità anche in tema di uh, vincoli delle, uh, uh, del, del personale flessibili e, mh, e le implicazioni connesse. Per quanto riguarda, quindi, iniziamo la nostra trattazione parlando proprio del pareggio di bilancio, uh, quindi, il nuovo pareggio di bilancio che. Mh, Sappiamo essere stato ridisciplinato dalla legge di bilancio eh, 2017, riscrive al, con alcune modifiche la previgente disciplina. E innanzitutto mh, sono, sappiamo mh, il comma 5, 465 della legge di bilancio, eh, ci dice già che i comuni eh, sono, insieme agli altri enti che trovate lì nella slide, sono eh, chiamati a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica. Quindi tutti i comuni. Restano esclusi eh, solamente le unioni di comuni. Come sappiamo, eh, dico, il pareggio di bilancio è eh, un calcolo che viene fatto eh, con al, prendendo a riferimento le entrate finali, i primi cinque titoli del bilancio secondo la nuova riclassificazione del decreto legislativo 118 e ehm, rapportandolo eh, facendo un saldo con le spese finali dei primi tre titoli sempre della m, nuova classificazione eh, con l'avvertenza che eh, per gli anni 2017-2019 eh, tra le entrate e spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa eh, al netto, quindi con esclusione della quota che deriva dal ricorso all'indebitamento. Dal 2020, addirittura questo saldo tra entrate e spese finali ehm, dovrà essere, eh, potrà essere incluso anche il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, ma finanziato esclusivamente dalle entrate finali, quindi senza per esempio l'avanzo. Eh, non rileva a questo punto, eh, fate attenzione a questo punto ehm, il comma mh, 466 della legge di bilancio ci ricorda eh, che non rileva la quota di fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni definitivamente cancellati dopo l'approvazione del rendiconto. Questo aspetto lo ritroveremo eh, più avanti quando parleremo di eh, spese di personale e come le, eh, gira e ruota e, e, e che valore ha il fondo pluriennale vincolato nelle spese di personale. Ci potremo sicuramente trovare di fronte a questa fattispecie eh, per cui facciamo particolare attenzione ehm, nella, nella fase di rendiconto a recepire correttamente eh, le cancellazioni di impegni eh, per esempio per quanto riguarda il personale che sono finanziati con la, il fondo plurinale vincolato di entrata e, Proseguendo dobbiamo fare mh, molta attenzione su quelli che sono gli adempimenti eh, durante l'anno e durante, eh, sia all'inizio dell'anno che durante l'anno, eh, legato al bilancio di previsione sappiamo ormai che uh, occorre allegare il, pro, il prospetto dimostrativo del rispetto nel corso dell'esercizio. Questa è un po' una novità, allegare il prospetto alle variazioni di bilancio, quelle espressamente elencate dal comma 468. Ora non entro nello specifico perché. Questa uh, non è la, la sede nel tema, ma è importante uh, sapere che uh, sia uh, dobbiamo effettuare dei monitoraggi in base al decreto poi che sarà del eh, Ministero dell'Economia e Finanze, allegare il prospetto, questa è una novità, alle variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento uh, ordinario e poi infine, infine l'invio della certificazione dei risultati. Del pareggio di bilancio entro il 31 marzo dell'anno successivo. 31 marzo è eh, passato da pochi giorni e speriamo che i colleghi abbiano, si siano nella condizione di aver tutti adempiuto. Eh, ricordiamo a questo, questo proposito. Che il mancato invio della certificazione entro il 31 maggio eh, costituisce a tutti gli effetti un inadempimento all'obbligo di pareggio di bilancio. Quali sono le sanzioni? Eh, lo ricordiamo velocemente, lo, la riduzione del fondo di solidarietà comunale pari allo scostamento del triennio successivo. La mh, sanzione eh, per cui non è possibile impegnare eh, spese correnti non superiori a quelle eh, dell'anno precedente dell'inadempienza, diminuite dell'1%, il divieto di indebitamento, il versamento del 30% eh, dell'indennità del sindaco e eh, della giunta che, è, mh, che era in carica al momento dell'inadempimento e soprattutto, mi riferisco all'ultimo punto, il divieto di assunzione. Di personale a qualsiasi titolo. Su questo punto, però, abbiamo una novità nella legge di bilancio 2017 perché. Eh, abbiamo due eh, periodi, del primo periodo in cui viene sancita eh, sostanzialmente e ripetuta eh, la, eh, il divieto di assumere personale a tempo indeterminato a qualsiasi, tipolo, eh, a qualsiasi titolo e con, con qualsiasi tipologia contrattuale, compresi come sappiamo bene le collaborazioni coordinate e continuative e anche, mh, ho so, ci ho tenuto a sottolinearlo, anche con riferimenti e processi di stabilizzazione in atto, quindi su questo punto fate attenzione se si sono avviate delle stabilizzazioni in tal senso. E, tutti i contratti sappiamo che uh, sono elusivi di questa uh, norma, chiaramente sono, uh, sono vietati e si considerano nulli. La novità però è questa successiva, ovvero la possibilità di procedere ad assunzioni eh, di personale a tempo determinato con contratti di durata massima fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'inadempienza. Eh, quelli strettamente necessari a garantire l'esercizio delle funzioni che hanno una priorità per l'ente, quelle di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica, settore sociale. Eh, attenzione, bene, nel rispetto del primo periodo parla la norma del comma 28 dell'articolo 9 del DL78. Uh, questo questo comma 28 era un comma uh, riferito alle assunzioni di personale a tempo flessibile, sul quale um, anche in prima istanza um, si, è, uh, diciamo, uh, uh, si è analizzata molto l'espressione di questo periodo perché uh, tra soprattutto i, um, i responsabili, gli esperti uh, diciamo di personale. Su questo, su questo aspetto hanno effettuato eh, diciamo, degli approfondimenti. Eh, su questo aspetto in particolare ci dirà meglio il dottor Canossi per fare appunto una particolare attenzione a questa differenza che potremo inizialmente così sottovalutare. Io solo due parole per integrare sul piano giuridico: Mi ricordiamo che. Inizialmente il comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 78 del 2010 a, aveva a limitato le facoltà di assunzione eh, per lavoro flessibile, sentite spero, sì, eh, esclusivamente per le amministrazioni dello Stato. Poi la legge finanziaria successiva, un decreto legge, se ricordo bene, estese la norma anche agli enti locali. Ci ricorderemo tutti che questa norma impediva di assumere per una quantità di spesa che superasse il 50% della spesa dell'anno 2009. Eh, poi sappiamo anche eh, che nel tempo eh, questa norma è stata modificata fino ad arrivare al decreto legge 90 del 2014 che ci ha dato la possibilità agli enti locali di assumere il 100%, nei limiti del 100%, quindi di tutta la spesa realizzata nell'anno 2009, a condizione evidentemente che siano rispettati, in questo caso oggi, eh, i saldi. Fino al 2015, il patto di stabilità e gli altri limiti di spesa del personale. Ora, eh, va ricordato però che quella norma eh, nasceva con un chiaro distinguo, e cioè il primo, comma di eh, il, la, il primo periodo di quel comma 28, di quell'articolo 9, distingueva e ancora oggi distingue tra le assunzioni di personale a tempo determinato, quindi propriamente a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, da un lato, rispetto ai contratti di somministrazione, di formazione e lavoro e qualche altro specifico istituto flessibile. Eh, si tratta dei primi due periodi di quel 28. Nel primo periodo la possibilità di assumere fino al 50% di personale a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato e cococo. -co -co. Nel secondo periodo i somministrati e i contratti di formazione di lavoro, per intenderci. Ora, come diceva giustamente la collega, attenzione perché la norma, per quanto in caso di violazione del saldo, poi vedremo anche gli altri casi in cui si può assumere nonostante determinati tipi di violazioni, tutte le volte viene richiamato eh, uno specifico passaggio della nuova legge di stabilità dove sta scritto che la deroga che riguarda solo i rapporti di lavoro flessibile è limitata al primo periodo, quindi guardate bene la norma del comma 28 dell'articolo 9 di cui stiamo parlando e quel primo periodo parla del 50%, autorizza il 50% della spesa del 2009 realizzata per contratti a tempo determinato e per cococo -co -co. E quindi mh, non è tutto il lavoro flessibile come ad una lettura diciamo così un po' veloce e involontariamente superficiale della norma si potrebbe pensare. In realtà purtroppo l'apertura è esclusivamente su quei quattro settori, quindi protezione civile, polizia locale, scuola e istruzione, ed eh, scuola e sociale ed esclusivamente nel limite del 50% di contratti che siano stati stipulati ma solo per lavoro dipendente a tempo determinato e co, -co, -co. È chiaro che se un ente aveva tanta somministrazione nel 2009, purtroppo eh, potrebbe rischiare di non avere ambiti di spesa. In realtà su questo potrei darvi queste, vi do questa informazione, e cioè eh, il, la funzione pubblica con apposita circolare di quei tempi. Eh, magari vedremo anche gli estremi perché adesso non li ho a memoria ma è importante ricordarle disse a domanda rispose beh, la domanda che la fece lanci per iscritto scritto che a suo parere non era importante andare a verificare se nel 2009 il tetto di spesa fosse stato realizzato mediante contratti di somministrazione piuttosto che a tempo determinato piuttosto che di cococò di qualsiasi altra natura in buona sostanza quanto avevi speso nel 2009 era ciò su cui potevi andare a fare, ancora oggi devi fare il computo, in questo caso del 50%, aggiungerei a prescindere quindi dalla tipologia di contratto. Su questo c'è un contrasto importante però con la Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti, Sezione Unita, ebbe modo di dire che secondo lei gli enti locali dovevano continuare a distinguere il primo dal secondo periodo del coma 28 e cioè un conto era il 50% dei somministrati dei contratti di del lavoro e un conto era il 50% dei contratti a tempo determinato delle COCOCO, -co -co. quindi distingueva i due periodi, il che evidentemente sarebbe deleterio per gli enti locali anche in termini di autonomia organizzativa e finanziaria. Posso rassicurarvi dicendo che la Corte Costituzionale, almeno in un paio di occasioni, è intervenuta qualche anno fa dichiarando che tutte le norme del decreto 78-2010 che ancora è vigente e continua a contenere numerosissimi limiti, pensiamo alla, for pensiamo alla formazione, eh, pensiamo alle consulenze, no? eh, Il 20% di qua, il 50% di là della spesa eh, del 2009. Intanto, disse la Corte Costituzionale, il decreto è legittimo per gli enti locali e le regioni in quanto le stesse e gli stessi possano interpretare quelle norme in termini più flessibili. In altre parole. Se quantificando il 20% delle consulenze, il 50% della formazione, il 50% che poi per noi è diventato il 100% del tempo determinato, si ottengono come si ottengono termini monetari, il mio 20% era 100, il mio 50% era 1000, quelle somme eh, costituiscono legittimi tetti di spesa se ed in quanto possono essere tra loro... Combinati e compensati. In altre parole, la Corte ha detto che se fossero totalmente rigidi non sarebbero costituzionalmente legittimi, il che permette, a nostro avviso, e la posizione dell'Anci, ma anche della Funzione Pubblica, di prendere il coacervo delle risorse, delle risorse spese per flessibili nel 2009, a prescindere dalla tipologia dei contratti, per poi andare a calcolare il 50% o il 100 a seconda delle situazioni. Tradotto, questo coma di cui stiamo parlando, che ti dice puoi prendere il 50% a titolo di. Eh, tempo determinato, e cococò -co, dovrebbe poter essere quantomeno, prendete da grano Salis, interpretato nel senso di fare un 50% di spesa a quei titoli, andando però a prendere le risorse spese nel 2009, a prescindere dai titoli. È delicata perché in realtà il periodo richiamato da questa norma dice testualmente che non si può andare oltre il 50% della spesa realizzata per quei tipi di contratto. Diciamo che, a fronte dell'esigenza di cercare un po' di finanziamenti, potreste fare una valutazione, almeno in termini evolutivi e interpretativi, rispetto a quanto vi dicevo, ha detto la Corte costituzionale alla funzione pubblica. È delicata la materia, ma va aperta almeno una finestra, perché c'è il rischio che qualche amministrazione, anche per non avere comunicato, anche solo per non aver comunicato in tempo i dati, pur avendo rispettato. Il saldo, come vediamo nel seminario di oggi, si patisce la stessa sanzione che patisce che l'ha violato davvero, il saldo di bilancio. E quindi è chiaro che a fronte di una situazione del genere si rischia di non avere nemmeno il personale per assistere alla protezione civile in un periodo delicatissimo, inutile dire il perché, o per le scuole o per la Polizia Municipale perché magari nel 2009 non avevi speso a tempo determinato ma avevi speso a titolo di somministrazione. Teniamo presente quindi questo meccanismo interpretativo assai complesso e che, però, un minimo di apertura verso l'autonomia locale è ancora la contiene. Prego. Ho approfittato per scorrere velocemente su alcune domande che mi danno lo spunto per ritornare su alcune precisazioni, precisando alcuni concetti. Allora, chiaramente la certificazione di cui stiamo parlando è la certificazione eh, sul rispetto del pareggio di bilancio. Eh, entro il 31 marzo dovevamo mandare quella riferita all'anno precedente eh, entro il 31 marzo quindi il rispetto del pareggio di bilancio dell'anno 2016 quindi per esempio c'era una, una domanda in questo senso dice io eh, pertanto posso assumere nel del 2018 in particolare eh, no, eh, ecco mi chiedeva se non invio la certificazione entro il 31 il divieto di assunzione si verifica nel 2018, quindi nel 2017 se posso assumere, chiaramente no, perché eh, l'anno successivo a quello dell'inadempienza, quindi è il 2017. Io eh, sto inviando la certificazione entro il 31 marzo rispetto al 2016, quindi il divieto di assumere si applica subito a partire dal 2017. In questo senso, eh, abbiamo rilevato più volte un disallineamento l'esigenza di dover assumere per esempio nei primi mesi dell'anno rispetto a eh, questa certificazione per esempio devo lente a necessità di, di assumere a eh, nel mese di febbraio quando ancora il responsabile del servizio finanziario non ha eh, effettuato, ha inviato la certificazione perché eh, i risultati eh, dell'esercizio precedente ancora non sono eh, definiti eh, e quindi ancora non ha la certezza eh, di poter certificare che il pareggio di bilancio è rispettato per l'anno precedente. In questi casi, nella maggior parte dei casi, i responsabili finanziari. Eh, in maniera eh, diciamo collaborativa con, con gli altri settori ehm, chiedono ai responsabili di poter eh, slittare questo momento dell'accertamento eh, ad un momento successivo quindi i piani triennali del fabbisogno vengono per esempio approvati fermo restando che al momento dell'assunzione eh, dovremo verificare che eh, l'invio della certificazione è stata fatta entro il termine perentorio del 31 marzo e soprattutto che la certificazione riporti l'attestazione di un saldo positivo. Che cosa succede se noi ritardiamo l'invio eh, della certificazione del pareggio di bilancio ma la inviamo entro il 30 aprile eh, con invece l'attestazione di un conseguimento dell'obiettivo di saldo? A questo punto il legislatore entra uh, in maniera um, pesantemente sulle sanzioni uh, sanzioni riferite sempre al uh, in tema delle assunzioni di personale perché in questo caso, anche nel momento in cui l'ente abbia eh, rispettato l'obiettivo di saldo, il eh, semplice invio tardivo, ma comunque entro il 30 aprile, si applicano comunque le sanzioni di divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato, mentre eh, sono consentite le assunzioni a tempo determinato che abbiamo eh, visto eh, in precedenza eh, anche per gli enti inadempienti, eh, in questo senso. Ehm, L'alleggerimento delle, delle sanzioni è riferito a tutte le altre che vengono meno, ma rimangono eh, quelle riferite al personale, quindi facciamo molta attenzione. Un altro aspetto mh, su cui eh, ci tenevo a richiamare l'attenzione di tutti è anche sul nuovo meccanismo di proporzionalità delle sanzioni rispetto allo sforamento registrato. Quindi ci troviamo in una situazione di questo tipo: ho sforato il patto di stabilità, ma l'ho sforato non in maniera eh, indiscriminata per importi infiniti, ma in un range contenuto nel 3% degli accertamenti delle entrate finali. Questo per evitare che alcuni enti in precedenza mh, una volta che, eh, capito che eh, erano non riuscivano più a rispettare il saldo a quel punto davano luogo ad, ad una serie di uh, sforamenti in, indiscriminati. Quindi in questo senso ha intervenuto il legislatore eh, in, andando a proporzionare le sanzioni rispetto allo sforamento. In questo caso però sempre fare le spese è, è il divieto, sempre ricadiamo uh, nella stessa sanzione, ovvero il limite delle assunzioni. Uh, di personale, in questo senso il legislatore, ci, ci dice che si riferisce alle sole assunzioni a tempo indeterminato. Quindi. Non, uh, dal punto di vista uh, del, uh, delle sanzioni con riferimento alla materia di personale, l'ente non trova nessun giovamento, trova un giovamento nella limitazione degli impegni di spesa che invece di doverla decurtare dell'1% rispetto all'anno precedente, è almeno contenuta in quel tetto di spesa, così come uh, trova un giovamento nella riduzione degli indennità. Della, dei gettoni di presenza a carico degli amministratori che dal 30% passa al 10%. Qui notiamo sempre che il legislatore in tema di eh, pareggio di bilancio ricade sempre in una sanzione ripetuta che è quella delle, eh, del divieto di assumere anzi eh, da quest'anno per fortuna sono consentite le assunzioni a tempo determinato come abbiamo visto. Qui invece affrontiamo un uh, aspetto di novità della mh, legge de, di bilancio 2017 legata all'introduzione di un sistema premiante eh, perché eh, in questo senso mh, il legislatore vuole andare a premiare quei comuni che hanno raggiunto il patto di stabilità ma l'hanno raggiunto in una misura eh, contenuta, ovvero hanno saputo eh, programmare correttamente eh, le, le proprie entrate, le proprie spese e hanno raggiunto il patto di stabilità ma non andando in quello che eh, viene chiamato l'overshooting, ovvero il raggiungimento dell'obiettivo oltremodo sproporzionato rispetto all'obiettivo. Quindi ci incentiva il legislatore a... Centrare l'obiettivo, ma non andare oltre perché eh, in questo senso sono uh, risorse, comunque sforzi che mh, mh, vengono chiesti al sistema economico in generale che non uh, trovano comunque alcun giovamento. Ehm, qual è la, la, il sistema premiante per, per l'ente che riesce in questo lasciatemi dire miracolo? Eh, la, la percentuale di, di Turnover viene innalzata alziché del 25%, eh, viene innalzata al 75%. Ora permettetemi due considerazioni. Intanto eh, 75% eh, per gli enti chiaramente che rispettino il rapporto dipendenti-popolazione stabiliti per gli enti deficitari, altrimenti questa, questa eh, possibilità viene preclusa. Eh, seconda considerazione il, per i comuni fino a 10.000 abitanti, eh, vi è già la possibilità eh, di riconoscere eh, il 75% del turnover eh, che, è, che è già eh, riconosciuto per gli enti che, che abbiano eh, determinate caratteristiche. Ma permettetemi questa notazione, il dover centrare questo obiettivo è vero che eh, denota una grande capacità per l'ente di programmazione, mh, ma è un obiettivo alquanto eh, difficile da raggiungere perché considerate ecco, appunto, che su 100 eh, milioni di entrate finali Uh, il, la percentuale dell'1% appunto si aggirerebbe in un milione e mh, su questi, questi importi significherebbe aver uh, programmato le entrate e le spese sì ad un livello tale mh, di centrare così in maniera precisa l'obiettivo uh, spesso mh, legato anche a cause che non sono direttamente eh, nella disponibilità dell'ente ma eh, sono esogene rispetto al sistema eh, ente locale. E, mh, su questo mh, non so se ecco, vogliamo soffermarci ma vedo che il tempo scorre via velocemente, abbiamo tantissimo sul turnover, torniamo dopo, abbiamo tantissimi argomenti e in particolare l'elemento di novità gli oneri dei rinnovi contrattuali. Ehm quanto, eh, come dobbiamo quantificare questioni li, eh, dei rinnovi contrattuali e soprattutto come dobbiamo trattarli contabilmente, qual è la fonte normativa, eh, qual è la quantificazione e come eh, devono essere trattati sia a livello di rendiconto e bilancio di previsione. Innanzitutto mh, la fonte normativa originaria la troviamo nel decreto legislativo 165 del 2001, eh, come novellato dalla legge 150 del 2009 che prevede che sostanzialmente, a differenza di quanto uh, succede per gli enti del Stato e parastato, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva sono a carico dei rispettivi bilanci. Niente di nuovo uh, su questo aspetto. Eh, dobbiamo tenere a mente che le risorse. Sempre 165 ci ricorda che le risorse per gli incrementi retributivi comunque eh, sono definite dal governo e a questo punto eh, lo accennava prima il dottor Canossi, è intervenuto. Pubblicato proprio eh, due o tre giorni fa, il 30 marzo, un gazzetta ufficiale, il DPCM eh, approvato in data 27 febbraio 2017, che è ritornata sulla quantificazione eh, degli oneri contrattuali, eh, in quanto eh, va a eh, riscrivere un precedente DPCM del giugno del 2016. Dove abbiamo trovato in numerose newsletter e fonti normative, che la quantificazione di, questo ipotetic, di questi ipotetici oneri contrattuali eh, sarebbero dovuti eh, essere eh, quantificate nell'ordine dello 04 de, eh, del Monte Salari. Questo DPCM invece eh, interviene nuovamente. Vedete nella slide abbiamo cercato di riassumere in maniera schematica quali sono i passaggi che dobbiamo seguire. Ehm, il DPCM CM ci parla uh, di una uh, quantificazione degli oneri dello 0,36% per il 2016 sul Monte Salari, per il 2017 pari all'1,09% mentre per il 2018 l'1,45%, calcolato dove? Uh, sul monte salari uh, sui valori rinvenibili dalle tabelle del conto annuale 2015 quindi dalla base di calcolo sempre di pcm ci dice che uh, dobbiamo scorporare quanto erogato per indennità di vacanza contrattuale a decorrere uh, che abbiamo erogato dal 2010 individuato così la base imponibile che chiaramente eh, ognuno dovrà calcolare la sua, eh, si dovrà moltiplicare questo valore per la percentuale che abbiamo oh, detto nella primo, oh, nel primo riquadro. A questi importi chiaramente dovranno essere aggiunti gli oneri previdenziali e l'IRAP, ma... Ehm, in questo momento uh, probabilmente gli, eh, tanti ragionieri si stanno chiedendo insieme ai responsabili dei, eh, dei servizi del personale, stanno mh, chiedendosi eh, che cosa dobbiamo ricomprendere, quali voci dobbiamo ricomprendere nel Monte Salari. A questo punto eh, ci viene in aiuto mh, il, la definizione di Montesalari che eh, ci deriva dalla dichiarazione congiunta del contratto collettivo eh, dell'11 aprile del 2008, eh, per cui eh, la definizione di Montesalari, ci dice la dichiarazione congiunta, si riferisce a tutte le somme. Eh, come, mh, che risultano dalla, praticamente dal conto annuale del personale, vedete, ente inviati al Ministero dell'Economia e Finanze dall'articolo 60 in sede appunto, di rilevazione conto annuale, corrisposte nel nostro caso quindi nel 2015 per compense erogate al personale eh, destinatario del contratto collettivo eh, nazionale, eh, con un uh, rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato e determinato. Qua dice esclusa la dirigenza, chiaramente questa è una dichiarazione congiunta del eh, contratto collettivo no? uh, per quanto riguarda la, il personale dipendente, eh, in analoga maniera si dovrà ragionare per, uh, per la dirigenza. Quindi cosa ricomprendiamo dentro la voce uh, Montesalari? Il trattamento economico principale, il trattamento accessorio e vi comprese le incentivazioni, cosa dobbiamo escludere? Tutta una serie di voci, gli emolumenti che non sono correlati a effettive prestazioni lavorative, quindi eh, gli assegni per il nucleo familiare, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, eh, gli oneri per i prestiti, chiaramente le attività ricreative. E, no, somme per il condendizzo e gli arretrati, attenzione, relativi agli anni precedenti. Sempre la dichiarazione, eh, ci siamo mh, rifatti a questo im importante eh, documento. Eh, questo è eh, la, sostanzialmente la, mh, il calcolo corretto che viene fatto. Ora, a questo punto eh, una volta ottenuto questa stima, eh, questa stima della, del monte salari dobbiamo capire come eh, contabilizzare eh, gli oneri contrattuali in bilancio quindi ci rifaremo al principio della competenza finanziaria potenziata e, eh, su, sia sulla rilevazione sia sull'imputazione. Ricordiamo a tutti che il principio della competenza finanziaria potenziata rileva uh, le obbligazioni giuridiche, sia attive che passive, che devono essere mh, registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è giuridicamente perfezionata, ma imputate, devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, ovvero diventa esigibile. Uh, atteso questo principio uh, di massima lo andremo a calare in tutte queste m, differenti eh, tipologie di spesa del personale, cominciando appunto uh, dalle eh, obbligazioni derivanti ai rinnovi contrattuali. Intanto il principio contabile 4.2 ci dice chiaramente che gli oneri derivanti da rinnovi contrattuali eh, dobbiamo imputare l'impegno nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale. Quindi, ad oggi, il contratto collettivo nazionale, come ci diceva eh, prima il dottor Canossi, che non, non solo non è firmato, ma non, non si sa nemmeno se nel 2017 vedrà la luce. E cosa dobbiamo uh, quantificare? La differenza stipendiale, eh, gli oneri riflessi a carico dell'ente, gli oneri da effetto retrattivo del contratto collettivo nazionale: tranne che in contratti non prevedono eh, il differimento degli effetti economici, in questo caso non, non avrà eh, una quantificazione. E l'impegno per i trattamenti fissi mh, per l'intero importo ehm, che dovremo impegnare anche negli esercizi successivi, eh, cancellando poi al rendiconto le economie. Eh, questo quando viene firmato il contratto. Nel momento in cui il contratto non è firmato, sono sempre principi contabili eh, che ci eh, dicono che dobbiamo accantonare le somme. Quindi la quantificazione l'abbiamo vista prima, mh, il principio contabile ci dice che dobbiamo prevedere quindi eh, annualmente sui capitoli, a base di capitoli a fondo, quindi capitoli dove non sarà possibile né impegnare né pagare le relative somme. Eh, andranno, confluiranno nel risultato mh, di amministrazione. E che ci consentirà l'accantonamento delle somme e la riapplicazione dell'avanzo eh, nel momento in cui eh, avremo necessità di impegnare materialmente le somme e di doverle erogare. Questo accantonamento non, è, eh, non viene effettuato chiaramente nel caso del blocco legale dei rinnovi economici eh, che, eh, senza possibilità di recupero, come abbiamo visto negli ultimi anni eh, per quanto riguarda eh, con vigenza, vigenza della vacanza contrattuale. Ehm, negli esercizi, attenzione a questo punto perché... Il, sempre principi, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria ci dice a questo punto che eh, negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, eh, a, nel momento in cui viene firmato il contratto, si procede all'impegno eh, quindi derivante sia dai trattamenti fissi e continuativi comunque denominati, anche nel, diciamo in tutto il triennio nei tre anni del bilancio, e poi in occasione del rendiconto si cancella. Cancellano gli impegni che mh, non corrispondono a obbligazioni effettivamente formalizzate. Il, mh, quali sono le ricadute sul rendiconto 2016 e sul bilancio di previsione 2017? Questi giorni tutti i ragionieri eh, stanno cercando faticosamente di chiudere il rendiconto 2016. A questo punto io consiglio, se non lo abbiamo fatto in sede di bilancio di previsione durante il 2016, ricordiamoci di effettuare un accantonamento degli oneri contrattuali 2016 sull'avanzo di amministrazione, quindi andando a vincolare il monte salari pari allo 0,36%, come abbiamo visto prima. E, e, e quindi questa parte verrà vincolata nel risultato di amministrazione per ciò che concerne il 2016. Per quanto riguarda invece il bilancio di previsione 2017-2019, se già non l'abbiamo fatto dovremmo prevedere dei capitoli. Io consiglierei in, in questo senso dei capitoli già dal 2017. Io mh, ho indicato nella slide si firmerà il contratto? Probabilmente no, ma... Uh, al momento prevederei un capitolo appunto a fondo, quindi senza eh, che si, mh, si possano impegnare delle somme eh, e ne erogare, e in cui mh, prevediamo oh, la spesa nel 2017, così come invece una previsione di spesa realisticamente contratto nel 2018, nel 2018 e nel 2019, dove il, il contratto verrà eh, sicuramente, speriamo, a questo punto mh, eh, sottoscritto. Per quanto riguarda eh, la trattazione contabile degli altre spese di personale, vado velocemente, mh, trattamenti fissi e continuativi, dove dobbiamo impegnare la spesa nell'esercizio, ci dicono i principi contabili automaticamente all'inizio dell'esercizio. Eh, come eh, quanto dobbiamo impegnare l'intero importo dei trattamenti fissi e continuativi, dice la norma, comunque denominati. Quindi in questo, comunque denominati, ci possiamo far entrare eh, numerose tipologie di trattamenti fissi e continuativi. Eh, questo perché proprio la dinamica salariale è predefinita dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, ehm, attenzione la spesa è anche riferita al personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica dove prevederemo un specifico capitolo e un, eh, di spesa e un, entra un capitolo di entrata per il rimborso spese correlato. Il trattamento accessorio e premiante, questa è la parte più complessa di tutte le spese di personale perché trattasi uh, di una uh, di, di spese particolari che girano in maniera particolare uh, sul bilancio di previsione intanto il legislatore ci dice chiaramente che le spese per uh, le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività uh, presenta uh, natura di spesa vincolata e quindi automaticamente le risorse di entrata uh, si uh, vincolano uh, a, che vengono destinate alla copertura, si vincolano come se fossero proprio dei veri e propri, mh, come potremmo vincolare i trasferimenti che ci provengono dalla, re, dalla regione per finanziare una determinata tipologia di spesa? E, ehm, pertanto, rispetto a questo principio, tutte le spese mh, del fondo per le risorse umane vengono previste. In bilancio, eh, con la, eh, per mezzo della costituzione del fondo eh, pluriannale vincolato per la parte che sarà esigibile nell'esercizio successivo e che deve essere imputata in quell'esercizio. Eh... Questo ha diciamo, l'aspetto un po' più ostico perché presuppone la definizione del fondo pluriennale vincolato che sappiamo essere quello ormai, quello strumento che ci consente di eh, collegare, eh, di rendere evidente la distanza temporale che c'è tra l'acquisizione di risorse e l'impiego delle stesse e, e ci, con, mh, ci dà la garanzia della copertura finanziaria degli impegni che sorgono in questo momento ma ver, eh, verranno, hanno la relazione. Scadenza nell'esercizio successivo. Mi riferisco in particolare alla parte del fondo eh, per le risorse umane destinato per esempio alla produttività e gli incentivi che sono liquidabili eh, nell'esercizio successivo. In questo, in questo senso abbiamo, sappiamo che le risorse dovranno essere stanziate e impegnate nell'esercizio eh, successivo a quello di riferimento, per esempio, mh, la produttività del 2016. La dovrò impegnare sul 2017 perché sarà esigibile nel 2017, nel momento in cui eh, abbiamo uh, fatto le verifiche sugli obiettivi dell'ente, sulla performance di ente, quindi saranno necessariamente eh, liquidabili nel 2017. E, la uh, sottoscrizione, in questo senso il legislatore ci distingue una serie di uh, tipologie a cui dobbiamo fare particolare riferimento perché ci potremmo trovare sia nel caso uh, più mh, diciamo, mh, favorevole uh, abbiamo sottoscritto il contratto decentrato, nel secondo caso uh, non l'abbiamo sottoscritto ma abbiamo costitu uh, costituito il fondo. E nella terza fattispecie, eh, manca completamente la costituzione del fondo, uh, e quindi in questo, rispetto a queste tre fattispecie la trattazione in bilancio. Uh, ve la lascio come slide perché vedo che il tempo scorre molto velocemente se volete poi ci ritorneremo uh, successivamente se questi concetti uh, vedo che uh, sono sempre oggetto di domande piuttosto ricorrenti però uh, considerate bene quando io ho il contratto sostanzialmente posso impegnare quando non ho il contratto ma ho costituito il fondo non posso impegnare ma andranno in avanzo anche le somme derivanti dalla costituzione del fondo, nella terza ipotesi eh, andrà a, in avanzo vincolato, non posso impegnare perché nella terza ipotesi non ho sottoscritto il contratto ma non ho nemmeno costruito il fondo, va in avanzo solamente la quota obbligatoria, quindi facciamo particolare attenzione nella costruzione dei fondi e nella velocità di eh, approvazione. In questo senso vi richiamo una mh, delibera della Corte dei Conti che ha fatto un po', mh, eh, un po' la storia sulla mancata sottoscrizione dei, mh, dei contratti. Ve l'ho richiamata perché era, è particolarmente interessante anche su, con la cura e la celerità che questi contratti vadano approvati. Eh, in questa slide mh, troviamo un esempio. Per capire il uh, meccanismo di funzionamento del fondo pluriennale vincolato, vedete molto brevemente: questo è il fondo uh, pari a 100 risorse umane anno 2017. Questa parte qui in blu, i 20, uh, nel 2017 non verranno erogati, mentre 40, gli 80, saranno oggetto di impegno, i 20 saranno un fondo che um, avrà una previsione, ma non avrà un impegno. Questo fondo si ribalterà in entrata sul bilancio mh, 2018 e poi eh, verranno conseguentemente impegnate, effettivamente liquidate, spese impegnate e poi liquidate nel 2018 in corrispondenza dell'entrata. Ehm, Andando velocemente, mh, qua mh, mh, ho fatto una casistica di errori che si possono presentare nella contabilizzazione. Poi, se avete necessità eh, ci ritorneremo successivamente perché vedo che il tempo scorre e eh, sostanzialmente è una slide che, che mh, ci mette di fronte al fatto la casistica di, eh, di tutti quegli enti eh, mh, ho avuto parecchi quesiti in questo senso eh, cosa posso fare se ho dimenticato di eh, costruire questo eh, fondo pluriannale vincolato come mi devo comportare quindi la soluzione è diversa sia che io mi eh, prima o dopo il riacertamento ordinario. Eh, gli incentivi dell'avvocatura sappiamo essere eh, possono essere liquidati solamente a seguito di un giudizio favorevole, pertanto ci troviamo di fronte a un'obbligazione passiva condizionata al realizzarsi di un evento. Quindi pertanto non posso impegnare le somme, andranno in avanzo e saranno eh, liquidabili eh, solamente nel momento in cui si è verificato l'evento, applicazione dell'avanzo e impegno di spesa con tutte le implicazioni che comporta tale meccanismo. Un aspetto su cui volevo posso soffermarmi: che, secondo me, nell'elemento di mh, su, no, non tanto di novità, ma di. Attenzione, secondo me dovremmo no, eh, insieme le ragionerie, insieme ai responsabili del personale, ritornare sulla eh, corretta classificazione. Eh, di bilancio, sia eh, con riferimento eh, andiamocela a rileggere la deliberazione della sezione autonomia e la numero 9 del 2016 che ci ha dato delle linee di indirizzo eh, per la formazione dei bilanci e l'attuazione della contabilità armonizzata ma soprattutto faccio riferimento alla applicazione della codifica elementare e l'adozione del piano dei conti integrato l'allegato famoso allegato 6 si è andato sul Uh, Arconet sul sito del Ministero dell'Economia troverete il piano dei conti integrato. Ehm, perché, perché torno su questo aspetto? Perché, eh, a mio avviso, inizialmente mh, abbiamo uh, probabilmente un pochino uh, sottostimato questo adempimento, che invece oggi rischia di, mh, di tornare alla ribalta. Perché, allora, torniamo sul concetto di piano dei conti integrato. Il, il piano dei conti integrato un elenco di voci del bilancio eh, gestionale finanziario che si aggancia a quello economico patrimoniale in modo da consentire una rilevazione dei fatti unitaria ed uniforme e è obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni sappiamo che il livello minimo di articolazione del piano dei conti ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli è il quarto livello, ma ai fini della gestione gli enti territoriali devono scendere al quinto livello. Cosa significa questo? Ehm, queste sono le finalità e gli scopi, quindi, una finalità è il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici. E questo ha lo scopo di creare dei criteri di contabilizzazione in maniera omogenea e, soprattutto, di creare un raccordo con la contabilità economico-patrimoniale, eh, che in questi giorni ci sta facendo veramente un po'. Eh, per, per tutti i ragionieri ci sta facendo un po' impazzire. Allora, eh, questo è un'estrazione della. Legato 6.1 del decreto legislativo 118 che è eh, riferito alle spese di personale. Quindi eh, vedete questo è il livello 5 che noi dobbiamo gestire a livello di gestione, eh, quindi accertamenti e impegni e poi andremo a vedere anche a livello di SIOPE. Quindi vedete come sono tutte eh, ben evidenziate e analiticamente eh, 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 scorporate tutte le voci. Eh, di retribuzioni, eh, in tempo indeterminato, determinato, lo straordinario, l'indennità, gli arretrati, quindi facciamo molta attenzione eh, come ehm, abbiamo oh, correttamente codificato questi capitoli. Eh, in questo senso, questo... Uh, questo allegato è stato nel 2016 nell'agosto 2016 vedete ho riportato in giallo le modifiche effettuate nell'agosto 2016 per mezzo di un decreto ministeriale, nel 4 agosto 2016, vedete addirittura ci sono state delle variazioni nella nomenclatura eh, di alcuni capitoli, per esempio sulla formazione, mh, sono state eliminate tutte queste suddivisioni che francamente erano alquanto analitiche per andare, per esempio, a una distinzione tra acquisto di servizi per formazione obbligatoria da altri servizi per formazione e eh, addestramento eh, non. Diciamo uh, analiticamente eh, registrabile, quindi eh, per via residuale indicabili tutti gli A. Questo per richiamare l'attenzione di tutti sull'interconnessione uh, 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 tra i, i, le diverse banche dati sulle quali dobbiamo operare e parlo a questo punto del SIOPE perché uh, nel, um, il 9 giugno del 2016 è stato menato un decreto del Ministero dell'Economia che è andato ad aggiornare uh, questi codici SIOPE e soprattutto um, andato a, come correttamente prevedeva l'articolo 8 del 118 a eh, uniformarli al piano dei conti integrato ecco che ritorniamo qua a chi è destinato a tutti questi enti vedete qua il consolidamento l'interconnessione tra gli enti tra cui i comuni le eh, comunità montane, le unioni di comuni e, e tutti gli altri organismi strumentali e a questo punto mi, mi sembrava molto utile riportare eh, a, a richiamare attenzione su Glossario del SIOPE in vigore dal 2017. Ehm... Vedete, vi ho riportato il link perché secondo me merita un approfondimento perché accanto alle voci che abbiamo visto prima, per cui ci sarà un, una comune identità tra Siope e Sistema dei Conti integrati, troviamo la descrizione nel, do, nel glossario, cosa molto utile, di cosa dobbiamo andare a inserire in queste voci di Siope ehm, che quindi sono collegate adesso al, pia, al Sistema integrato di piano dei Conti. Questo per per arrivare a questa slide siamo un comune ormai eh, interconnesso con una serie di banche dati eh, parliamo, questa è la banca dati delle pubbliche amministrazioni eh, sappiamo il SQL della Corte dei Conti avremo poi il Siope Plus eh, su quale è stato fatto un apposito webinar che vi invito di andare a, a seguire perché apre un mondo uno, su una serie di riflessioni il Sirtel sempre della Corte dei Conti, il SQL quindi il conto annuale, il Siope che abbiamo visto prima, PCC la piattaforma della certificazione dei crediti dove queste banche dati adesso andranno sempre più a interloquire. Se notate anche la Corte dei Conti nel SQL ha semplificato enormemente tutta la parte del personale, proprio perché eh, anche il SOSE stesso, per chi lo ha fatto, il, il, il questionario sui fabbisogni standard, Ormai queste rilevazioni, come è giusto che sia, si vanno a prendere i dati già in possesso della pubblica amministrazione, ma li vanno anche a, ehm, a intrecciare e a interagire tra di loro, quindi facciamo molto attenzione su cosa andiamo a classificare in bilancio, come lo andiamo a fare, perché a questo punto la rilevazione dei tetti di spesa, che poi vedremo se ci sarà tempo, andremo a vedere, la rilevazione dei tetti di spesa, il rispetto dei vincoli del personale a mio avviso passerà non saremo più noi a doverla ricostruire ma mh, passerà in un futuro secondo me nemmeno oh, molto prossimo a, eh, a una rilevazione diciamo così in automatico noi sappiamo che i nostri sistemi software non sono pronti a questo quindi l'invito è eh, lavorare su sui con eh, su, i propri gestionali e coi responsabili della, eh, dei gestionali informatici che siano strettamente connessi con quelli del personale e della contabilità perché è quella è eh, la direzione che stiamo intraprendendo. Gli argomenti sono moltissimi ehm, e, e, dovremo affrontare, affronteremo molto velocemente tutto lo, il, diciamo, il quadro normativo in tema di. Tetto di spesa del personale. In realtà non ci sono grandissime novità. Io mh, scorro velocemente perché sostanzialmente mh, questa slide va a ripeterci che cosa, quali sono gli enti soggetti e non soggetti sostanzialmente eh, alle, mh, ai tetti di spesa, uh, in particolare mh, tetti di spesa riferiti al comma 557 e invece al comma 562. Uh, il comma 762 della legge di stabilità ci ha uh, chiaramente uh, ha cristallizzato in quel momento uh, e ci ha detto che gli enti che sono sottoposti al saldo di competenza nel 2015, ma erano esclusi dal patto nel 2015, continuano ad applicare uh, il, il comma 562. Quindi, sostanzialmente, i comuni fino a 1000 abitanti e le unioni di comuni. Questi due filoni io uh, ravviso come uh, due filoni mh, correttamente da osservare, ovvero il tetto di spesa del personale, comma 557 e comma 562, con questa differenziazione degli enti e, e l'altro filone dei vincoli eh, di spesa in materia uh, uh, di lavoro flessibile. E quindi mh, sostanzialmente nella parte sinistra troviamo gli enti soggetti al comma uh, 557, Ve lo ricordo velocemente, si fa il calcolo della spesa nel triennio 2011-2013 e faccio la media. Posso sostenere la spesa entro questo tetto. Nel 5.6.2 invece devo prendere riferimento al 2008 che sarà il mio tetto di spesa e posso sostenere spesa di personale entro questo tetto. Vi ricordo una mh, importantissima modifica legislativa anche e soprattutto ad opera della... Del Lanci che si ha, mh, ha in questo senso operato eh, in maniera molto efficace perché eh, ha, è andata ad eliminare la lettera A del comma. 557, in cui eh, veniva, era ritornato eh, diciamo così in vigore in maniera non più a livello programmatorio, ma a livello eh, cogente la, il rapporto spese di personale e spese correnti, è stato eliminato. Uh, dal DL 113 mentre uh, le altre disposizioni diciamo, sono rimaste invariate eh, vi è tutta la uh, disquisizione sulla, sulla, di, di cosa consideriamo nel tetto di spesa chiaramente andremo a considerare gli impegni di spesa quindi ciò che io ho impegnato i capitoli di fondo pluriannale vincolato perché non sono impegni, non si considerano nel tetto di spesa, qui è una slide che va un po' a riassumere tutto questo e mh, vi ho fatto anche un esempio pratico perché mh, ho fatto 100 il fondo del 2016 20 eh, sarà, diciamo, eh, sono fondo dell'anno 2015 che sono imputati nel 2016 perché li vado a liquidare nel 2016 80 sarà la parte dell'accessorio che è esigibile nel 2016 i 20 che vado a liquidare nel 2017 non sono imputati Impegni perché andranno a fondo e non sono calcolati nel tetto di spesa qua c'è un esempio numerico su cui potete soffermare sulle voci incluse e escluse vi ripeto, la Corte dei Conti ha semplificato parecchio questo, questo schema e così via ho uh, fornito un esempio eh, vi è tutta la tematica legata alla criticità mh, degli arretrati eh, per i fondi che vengono liquidati negli anni che mh, non vengono liquidati in maniera periodica nelle diverse annualità, quindi mi trovo bene se. Eh, la produttività dell'anno precedente la vado a liquidare nell'anno successivo con una certa cadenza, ma se per qualche eh, diciamo, eh, necessità si eh, accumulano più o no, l'età e le vado a erogare tutte in un anno eh, possiamo avere il problema di, eh, di dover sforare questo, il tetto di spesa perché a questo punto diventano impegni effettivi. Eh, per quanto riguarda invece il rispetto de del tetto di spesa, ricordo a tutti che eh, la sanzione è quella mh, prevista in particolare del comma 557 ter, che richiama le sanzioni previste dall'articolo 76, del 112 del, del 2008, ovvero, sempre torniamo sullo stesso nota dell'ente, il divieto di assumere a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale. Tutto il tema della spesa uh, in materia di lavoro flessibile, questo famoso comma 28, articolo 9 del DL 78, che prima il dottor Canossi ci ha illustrato anche con riferimento al richiamo che viene fatto nella legge eh, di bilancio 2017 per quanto riguarda. La possibilità di assumere a tempo determinato ricordiamo a tutti brevemente che gli enti che sono in regola con l'obbligo di riduzione delle spese personale possono assumere nei limiti di spesa del 100% della spesa sostenuta nel 2009 oppure se non l'hanno sostenuta nella media. Questo lo trovate anche nel per gli altri, invece, eh, che non hanno rispettato, hanno una uh, differente trattazione: ovvero, mh, gli enti soggetto al patto nel. 2015, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo, gli enti che non soggetti al patto nel 2015, che, che quindi applicano il comma 562, eh, applicano il 50% delle spese del personale. Ricordo che il mancato rispetto, dice la norma, parla di illecito disciplinare. Novità che ci tengo a sottolinearvi eh, sempre, se non sbaglio, col 113, col DL 113 è stato eliminato. Sì, il comma 1 non dobbiamo considerare nel tetto di spesa del personale flessibile l'articolo 110 spese personali riferite ai dirigenti a tempo determinato in dotazione organica. Dobbiamo considerare quelli fuori dotazione organica comma 2. Eh, vi richiamo qua. Mh, Appunto, è così ecco, il 113 del 2017, e, e quindi le, uh, le tipologie di spesa che vanno inserite o meno in questo computo. A questo punto vedo che mancano pochissimi minuti e per le conclusioni la lascerei la parola al mio collega dottor Canossi. sì. Eh... Poco da dire di più, evidentemente, dopo questa. Eh, mi dicono di alzare il microfono. Ovviamente, sempre a stringere e velocizzare, eh, in realtà la materia è molto complessa. Due annotazioni si possono fare. Io ho scorso un po' le domande e sì, effettivamente, bisognerà che noi ne teniamo conto nei prossimi webinar, dove potremo approfondire anche per gruppi. Mm. Quindi le domande che sono più vicine le une alle altre le potremmo raccogliere per tema e poi cercare di dare alcune specifiche tecniche, magari entro breve tempo, di approfondimento poi in realtà di quanto ci siamo detti oggi. Eh, su tutti questi argomenti si potrebbe andare oltre, perché poi è chiaro che chi ascolta. E ci segue, eh, fatalmente fa anche la domanda giuridica. Oggi era sulla contabilizzazione, su questo rimaniamo. Alla domanda, però, un paio di domande voglio rispondere proprio per non lasciare magari in aria alcune questioni di carattere generale. Chi chiede sul 70%, 75% di turnover, proprio due velocissime annotazioni, se questo per gli enti fino a 10.000 vale o non vale, certo facciamo questa precisazione. È, è ovvio che. Adesso non so se abbiamo a disposizione la slide che abbiamo utilizzato per i webinar giuridici con le varie percentuali sul triennio, se non c'è non succede nulla, in buona sostanza le vedremo meglio al momento opportuno, eh, in buona sostanza già eh, il decreto 113 dell'altro anno, quindi ad della legge di bilancio dell'altro anno per il 2016, aveva detto che si poteva assumere il 75% del personale Sono negli enti fino a 9.999 .999 abitanti, diciamo 10 per intenderci, no? si tratta eh, in realtà eh, quindi di un'opportunità che continua a riguardare gli enti fino a 10.000 abitanti, in effetti l'ultima legge di bilancio crea qualche incertezza interpretativa perché laddove c'è, ecco qua, il premio, chiamiamolo premio, che ti permette di assumere il 75%, facciamo eh, veloci perché il tempo veramente è scaduto, ma se andiamo a metà di questa slide che sto scorrendo dove c'è il grigio, vedete che c'è un 75 che riguarda solo l'anno, andiamo in alto, 2018, la collega l'ha già detto chiaro, no? perché? Perché l'ultima legge di stabilità dice in modo generale generico, senza distinguere la quantità di abitanti, che i comuni che avranno eh, rispettato il saldo, no? eh, mi corregga la collega se sbaglio, eh, lo avranno rispettato lasciando spazi finanziari non superiori all'1%, se ricordo bene, e oltretutto avranno anche un rapporto, di e hanno un rapporto di spesa, quindi si aggiunge questa necessità, un rapporto mh, dipendenti popolazione non superiore a quello ammesso per gli enti dissestati, appositi di PCM triennali, un nuovo è appena uscito, allora potranno assumere il 75 dal 2018, dice la norma. È chiaro che questa norma è aggiuntiva, cioè è un premio che viene dato ai comuni con più di 9.999 abitanti. Se andate a guardare l'ambito d'applicazione a sinistra, a metà della slide, li trovate indicati. Nel 2017 non c'è alcun premio, quindi un ente che si è comportato molto bene nel 2017 non ha alcun premio. Nel 2016 mantiene il 100% solo se la sua incidenza di spesa di personale sulla corrente non superava il 25%, perché questo era già previsto dal decreto legge 90 del 2014. È l'unico premio era molto più ampio perché tornava al 100%, che hanno lasciato in vita dopo aver abbattuto al 25 le percentuali che il decreto del 2014, il decreto 90 aveva alzato sensibilmente, 60, 80, fino ad arrivare al 100. Noi sappiamo che la legge di stabilità del 2016 ha bastonato terribilmente le facoltà assunzionali dagli enti locali, tra l'altro in un aperta violazione di una eh, nota sentenza della Corte Costituzionale e quindi ci ritroviamo il 25. Eh, I 75 solo dal 18. Attenzione, ripeto perché invece nella parte superiore, che è più complessa, tutti gli enti fino a 9.999 abitanti, diciamo 10.000 per intenderci perché la norma arriva fino a 9.999, hanno diciamo così, una variegazione molto maggiore di premialità. Perché fermare sempre il 100%, che vale per tutti gli enti che avessero un rapporto di spesa eh, personale e spesa corrente non superiore al 25%. Sì. Se nel 2017 e nel 2018 aggiungono anche un buon rapporto dipendenti-popolazione, in base al decreto legge 113 del 2016 possono andare al 75. Il massimo che puoi fare, se sei fino a 9.999 abitanti, e questo vale già anche per il 2017, perché. La norma della nuova legge di stabilità non può comprimere i premi già consegnati, mettiamola così per intenderci. Il meglio che ti può capitare è fare 175,75. Sì. Sì. Se la tua incidenza era superiore al 25 avrai 75. È ovvio che può succedere di tutto, perché? Perché i due parametri sono diversi. Poteva anche capitare che si stesse fino a 25 di incidenza della spesa di personale sulla corrente e quindi eh, si mantenga il 100 per il 2016, ma purtroppo i dipendenti siano di più di quelli ammessi per un ente di sé Stato e si crolla il 25. Crolla brutalmente il 25 in tutti e tre gli anni, 16, 17, 18, l'ente che non rispetti nessuno dei due parametri. Ecco, è importante su questo ricordare che ogni anno fa, sé. è vero che di recente purtroppo una Corte Lombardia ha ricevuto l'istanza di precisazione e ha risposto... Che secondo lei, il 25, si applica in sostanza tempus regitactum da quest'anno anche per le annualità precedenti. Non teniamone conto, con tutto il rispetto perché, di quella magistratura, perché in realtà è isolatissima, il principio è diverso, cioè ogni annualità ha il suo turnover. Quindi, a questo proposito, ricordiamoci sempre che le norme di legge, articolo 4, se non ricordo male, o 5 del decreto legge 78 del 2015, dicono che si possono andare a prendere le facoltà assunzionali anteatte. Relative al triennio precedente di facoltà assunzionali. Siamo del 17, possiamo usare pertanto le facoltà assunzionali del 16 del 15 e del 14. Facoltà assunzionali non vuol dire cessati, eh? Perché? Perché le facoltà assunzionali del 16 erano i cessati 15, quelle del 15 cessati 14 e quelle del 14 cessati 13. In buona sostanza, quest'anno si salvano ancora i cessati 13. Se i 12 erano già stati programmati. Ovviamente possiamo completare il processo. In fondo, come vedete, unioni e comuni fino a 1000 abitanti. La precisazione l'ha già fatta la collega, purtroppo la legge di stabilità dice che mantengono la possibilità di assumere uno a uno solo i comuni che già erano sotto i 1000 abitanti nel 2015, se non ricordo male, o nel 16, nel 15, no? Il 15 non ricordo male, il che vuol dire che se un comune scende sotto i 1000 abitanti adesso, purtroppo non può godere del 5,62. E, mh, probabilmente il comune che era sotto, perché è storicizzato, ha ragione la collega di averlo detto il termine normativo: il comune che era sotto i 1000 abitanti, se anche dovesse crescere oltre i 1000, in sostanza manterrebbe perché sarebbe stato conservato il regime in modo storicizzato da quella norma la facoltà di usare il 562 pur andando oltre i 1000 abitanti. Non sappiamo se ci saranno correzioni eh, su questa norma, l'ANCI se ne sta occupando perché si rischia di disassare molto i comuni fino a 1000 abitanti. Le unioni hanno il turnover finanziario, non è per teste. E questo è importante perché alcune Corte dei Conti hanno detto che dove c'è il turnover 1 1 fino a 1000 abitanti Cessa un tempo pieno, assumiamo un part time, abbiamo completato perché non è finanziario e quindi la testa è entrata nelle unioni, è stato allargato dalla legge di stabilità dell'altro anno proprio per incentivare le unioni a nascere. Questo mi pare che fosse la precisazione importante per avere un quadro definitivo più completo, non di più, diciamo, nella giornata di oggi perché bisognerebbe andare ben oltre in buona sostanza. Ecco, una sola notazione per finire, quando andiamo a calcolare il 25% della spesa di personale sulla spesa corrente, non facciamo le esclusioni delle voci stipendiali elencate prima della collega perché la Corte dei Conti, quando si tratta di incidenza di personale sulla corrente, esige che non si faccia alcuna esclusione. Il segretario è tutto a carico dell'ente eh, di cui è titolare, per fare un esempio, no? il personale comandato ti viene rimborsato, è lo stesso, la retribuzione la metti tutto in capo te stesso quando calcoli l'incidenza della spesa di personale sulla corrente per quei pochi casi in cui è ancora utile. Io mi fermerei qui, rimandando quindi tutti i discenti, i, discenti, scusate, gli ascoltat gli ascoltat i nostri ascoltatori insomma, di oggi, eh, alla prossima occasione la promessa è quella di andare a analizzare questa serie enorme di domande che comunque eh, ci fa piacere perché vuol dire che l'attenzione e la partecipazione è tanta. Grazie ancora, arrivederci. Grazie a tutti, come abbiamo detto più volte, le slide e tutti i materiali e la registrazione saranno a disposizione da domani sul nostro sito, il video sarà disponibile anche sul nostro canale YouTube. Eh, manteniamoci, lasciamo con la promessa di calendarizzare a breve un altro appuntamento eh, basato sui numerosi quesiti che ci sono arrivati. Vi ricordiamo che i materiali dei eh, webinar precedenti sulle regole... Dell'assunzione del personale sono a disposizione sul nostro sito. Vi suggeriamo magari di dare uno sguardo sia la prima che la seconda edizione, la seconda in particolare, che era già eh, tarata sulle domande pervenute. Grazie a tutti. Chiudiamo e sarete reindirizzati come, soli come al solito su un questionario di gradimento anonimo. Quindi vi eh, invitiamo a, a compiarlo. Uh, a presto e buon lavoro a tutti. Arrivederci a tutti.